Bella, se rifacciamo un attimo finale, l'arrivo di Mrs. Roy. Ok. Daydream è arrivato all'improvviso. Ci siamo trovati a 4 settimane dalla scadenza di un bando di concorso, volevamo partecipare, volevamo portare un'idea sperimentale diversa dal solito e così abbiamo deciso di realizzare questo cortometraggio che è più da ascoltare che da vedere. Della creazione di Daydream avevamo bisogno di riprese. Di riprese che diciamo raccontassero la vita normale del nostro personaggio. Così mi è venuta l'idea di prendere le mie riprese di quando ero in vacanza con la mia ragazza, che era Mangini, quella che ha fatto da attrice. Peccato che lei non sapeva di essere la nostra attrice e io non sapevo di essere il cameraman per questo cortometraggio. L'ho deciso dopo. Una delle cose più importanti di Daydream è stata sicuramente quella di creare un ambiente virtuale, tridimensionale, che circondasse l'ascoltatore. Per fare questo è stata usata una tecnica chiamata olofonia, che ci permette, a differenza del normale stereo, di posizionare dei suoni attorno all'ascoltatore e creare quindi un ambiente virtuale. Così ho pensato che sarebbe stato carino farle una sorpresa e non dirle niente fino all'uscita su internet del nostro cortometraggio. Purtroppo la sorpresa è andata a farsi benedire grazie al nostro amico Danny, che ha mandato una bella email che ha scritto firmate le liberatorie. Così la Chiara è arrivata da me e mi dice liberatorie, ma liberatorie per cosa? E io ho detto, ah, sai, saresti la protagonista del nostro cortometraggio. Ah! Una delle riprese, quella dei titoli, quando il protagonista in barella, teoricamente in corridoio d'ospedale, in realtà sta passando sotto il tetto della facoltà di cultura. Però vabbè, siamo stati anche aiutati da collaborazioni, ad esempio una ragazza inglese di nome Emily West, che è un'antropologa all'ospedale di Genova. Mangio una sola di medicina. La cosa migliore di questa collaborazione è che tuttora continua, infatti Emily si è aggiunta alla nostra gang. Adesso siamo già al lavoro su un nuovo cortometraggio e con più persone speriamo di realizzare qualcosa di ancora migliore. Non posso tanto parlare. No, torna qua. Tanto non era bello.